e continuando sullo stesso tema, vorrei invitare per parlo Massimo Cristofaro, dell'Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile e Innovazione del Sistema Agroindustriale dell'ENEA, che parlerà del controllo biologico delle piante infestanti in agricoltura e negli ambienti naturali. La frase famosa di Paracelsus, che tutte le sostanze possono essere velenose e solo una è solo una questione di dose, trasformandola in tutte le piante possono diventare infestanti e l'habitat che crea la differenza. Andando a vedere gli habitat diversi, ad esempio l'agricoltura, qui siamo in Serbia e questo campo di girasole è infestato da una pianta Ambrosia artemisifolia. Cambia lo stato, in questo caso siamo in Iran, cambia la coltura, patata, è una invasione terribile di cuscuta. Invece passando ad ambienti naturali, è una pianta autoctona, un Dodonax, non è un particolare problema nel Mediterraneo. La situazione è completamente diversa quando si va in America, qui siamo in Texas, e tutto quello verde che voi vedete è praticamente una monocoltura di un Dodonax, con un effetto terribile praticamente anche sul fiume, che praticamente c'è un bilancio idrico decisamente negativo. Ambiente antropico, in questo caso una strada, oppure può essere una ferrovia, oppure come in questo caso a Roma, dei monumenti decisamente attaccati da piante infestanti. Sempre la stessa pianta di prima, Ambrosia artemisifolia, non è solo un problema nel campo agricolo, ma è un problema anche per la salute umana e quindi è un problema antropico. Infatti ha un polline che è la causa principale, diciamo, la causa numero uno per allergie alle vie respiratorie. Per cui, visto praticamente i vari tipi di habitat, vediamo un pochettino come si può intervenire. Nelle aree agricole ovviamente erbicidi oppure altri sistemi di carattere agronomico. Se invece praticamente ci troviamo in ambienti naturali oppure in ambienti autorizzati, praticamente gli erbicidi non possono essere utilizzati perché sono troppo costosi, soprattutto se i territori sono vasti, oppure sono decisamente inquinanti, per cui una valida alternativa potrebbe essere il controllo biologico. Il controllo biologico di tipo classico non è altro che l'utilizzo di insetti, in questo caso fitofagi, utili, è strano però è così, e che logicamente sono coevoluti con la pianta e quindi sono specifici e mangiano unicamente su quella specie. E non è una cosa, diciamo, che in Italia praticamente non se ne parla quasi, ma in realtà sono 150 anni che si fa questo lavoro. Ci sono 512 agenti che sono stati praticamente studiati e introdotti in 133 piante infestanti in 75 paesi nel mondo. E funziona? Diciamo che sì. Funziona abbastanza bene, c'è il 61% di stabilizzazione delle popolazioni degli insetti nei nuovi areali, con il 32% di controllo. Ci sono però dei punti dolenti. Uno è praticamente la scala temporale. Praticamente per stabilizzarsi e per poi avere un effettivo controllo, praticamente l'insetto ci mette del tempo. L'altra cosa, diciamo, la cosa che rende vantaggioso l'insetto per il controllo biologico, ovvero l'insetto è specifico, quindi riesce a combattere un'unica specie. Quindi questo va bene se noi abbiamo un solo obiettivo, un'unica pianta. In un contesto in cui praticamente ci sono diverse piante da controllare, perché si vuole salvaguardare un'unica specie, quella agricola ad esempio, la cosa è leggermente diversa. Ho presentato due casi studio, uno per il primo caso in cui c'è una singola pianta infestata da controllare e l'altro invece per un sistema con più piante. Il primo caso appunto è un progetto a un costo europeo, si chiama SMART, e proprio sulla base di artemisifolia. Come avevo già detto, è una specie annuale, monoica, logicamente è originaria del Nord America, ma si è sviluppata oramai da metà del 1800, praticamente è arrivata in Europa, in Asia e poi successivamente anche in Australia e Nuova Zelanda. È estremamente difficile da controllare perché ha una notevole riproduzione agamica. Il problema grosso del polline qual è? È che praticamente il polline
è talmente leggero che, che anche nei paesi dove non c'è la pianta è sempre la causa numero uno delle allergie respiratorie. Esempio in Svizzera, che qualche anno fa non c'era, e i malati di allergia respiratoria erano tutti ammalati di polline di ambrosia. L'approccio classico che utilizziamo per il controllo biologico delle piante infestanti è praticamente andare nella zona d'origine, cercare gli organismi ad essi associati, valutarli e fare una lista di priorità in funzione della loro biologia e del punto dove, dell'organo su cui logicamente l'organismo è inseudato. In questo caso la pianta annuale, i semi sarebbero ovviamente la parte più importante, oppure le radici. Però cosa è successo? 2 anni fa, improvvisamente, inaspettatamente, è arrivata praticamente un insetto, ovvero la comuna, uno dei candidati che noi abbiamo preso in considerazione, l'abbiamo trovato vicino all'aeroporto di Malpensa, nella Lombardia. L'insetto è interessante perché praticamente è un crisomelide, multivoltino, è originario degli Stati Uniti d'America, è già stato utilizzato con allevamenti massali e lanci enormi in Cina per controllare la ambrosia artemisifolia. È velocissimo, praticamente in una condizione ottimale sui 28 gradi ci mette 20 giorni a fare completare il ciclo e comunque si adatta anche facilmente a condizioni climatiche leggermente più sfavorevoli, quindi in posti più freddo. In Italia abbiamo trovato 1300 metri di quota. Per cui cosa è successo? Che nel giro di 2 anni, praticamente da una singola popolazione trovata vicino a Malpensa, ormai tutta la pianura padana è arrivato di sicuro già in Svizzera, e sono sicuro che quest'anno lo troveremo anche in Francia. E logicamente noi che pensavamo di fare un progetto pilota ci troviamo in questo momento a fare un lavoro completamente diverso e quindi nel nostro caso lavoriamo soprattutto per quanto riguarda lo studio del comportamento sociale e facciamo alcune prove sul fenomeno di aggregazione. Ultima parte riguarda invece le comunità di infestanti. Come ho già detto prima, praticamente abbiamo fatto un progetto Ecovia, che è un progetto fatto con dell'Enea insieme alla Regione Lombardia, per il controllo delle piante infestanti. All'inizio doveva essere lungo le ferrovie dello Stato, poi è stato leggermente cambiato. Piante infestanti lungo le ferrovie dello Stato perché ovviamente sono un problema serio e da controllare chimicamente in modo difficile, meccanicamente in modo altrettanto difficile. Per cui abbiamo trovato che c'era un fungo, la Ascorbina caulina, specifico per Chenopodium album, e il gruppo proprio di Maurizio Burro del CNR di Bari, lavorandoci sopra insieme a un gruppo di ricercatori dell'Università di Napoli, ha tirato fuori due fitotossine. Il fungo era specifico, ma le fitotossine non sono specifiche. E quindi praticamente l'abbiamo potuto utilizzare in esperimenti prima di laboratorio e poi successivamente di campo, su diverse specie vegetali. Queste sono le prove di laboratorio. Questi sono studi stati interessanti praticamente su gran parte delle piante, praticamente si arrivava fino al 100% di danno, quando logicamente erano su piantine praticamente piccole. Poi la cosa artemisifolia è stata una di queste perché è un problema serio nella regione Lombardia. E lo stesso è stato fatto nelle prove di campo. Nelle due fotografie nella parte superiore potete vedere il controllo a 1, a 0 e a 7 giorni dal trattamento, e l'altro, le due foto sotto, sono quelle delle tossine, del blot con le tossine da 0 a 7 giorni. Pertanto, concludendo, posso dire che il controllo biologico di tipo classico è sì molto interessante, ma va considerato comunque nel contesto di un programma di contenimento e non di eradicazione. Secondo che le caratteristiche positive del controllo biologico, ovvero il fatto che sia estremamente specifico e il fatto anche che c'è questo tempo lungo praticamente perché possa essere efficace, fa sì che praticamente ci sono solo dei fattori limite e l'alternativa potrebbero essere degli approcci di tipo inondativo in varia natura. Grazie per l'attenzione.